Sì, è stata una cosa del tutto inaspettata, ma è un'idea che mi rende così felice. Si vede. Ma Giorgio lo sa? No, no, non ancora. Che vorrei trovare il momento giusto per dirglielo. Ah beh, certo, devi trovarlo, devi capire che cosa ne pensa. E non sempre un bambino è la soluzione ai problemi tra due persone. Sì, sì, certo. Ma non sono un incosciente. E sai, credo che questo potrebbe aiutarmi a risolvere il problema maggiore. Cioè? Cioè, a dimenticare tutti quei ricordi orribili del passato. Tu pensi che un bambino potrebbe essere anche uno stimolo da un punto di vista fisico? Sì, ecco, c'è anche questo. Credo di essere sulla strada giusta e poi dopo, con un bambino, credo che tutto verrà da sé. Lo spero per te. D'altra parte, il desiderio di maternità, la passione sono delle energie inarrestabili. Potrebbero anche fare il miracolo, no? Sai, un piccolo miracolo è già successo. Io e Giulia abbiamo ritrovato una complicità che non avevamo da anni. E questo mi ha fatto sentire di nuovo utile. Gliel'hai detto che vuoi un altro figlio? No, non l'ho detto neanche a lei, ma lo farò presto. Guarda, ho una voglia di buttarmi tutto il passato alle spalle e ricominciare da capo. E lo voglio fare con Giorgio e Giulia. Scusate se vi interrompo, ma Giulia non si sente molto bene. Forse sarebbe meglio andare. Sì, certo. Ciao. Ciao, Giulia. Ti chiamo. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita. Sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo con voce accanto. Perché forse è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati, sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore avido di cuori rubati. Lei è uno squilibrato, un mitomane. Lei ha bisogno di serie cure mentali. È uno squilibrato adesso, mi sono soltanto immedesimato un attimo. Ah, e allora io adesso mi immedesimo in un pugile e così le riempio la faccia di schiaffi, hai capito? Ehi, calma, calma, giù le mani. Giù le mani, perché non si rilassa un attimo, eh? Ah, certo. Sì, il mio amico non voleva darle delle grane. Ah, no, era venuto qua per farmi un piacere, vero? No, Robby ha esagerato, ma non vedo l'ora di scusarsi, vero? Io non volevo, io siccome io, sì, lei... No. Tenga, Robby è un attore e sapendo che lei è un regista ha pensato a un modo originale per farsi notare, no? Grazie, ma io non ne ho bisogno. Se lui vuole proporsi, vada a fare delle audizioni. Sì, ma le audizioni è più facile farle in Vaticano che non da un regista. Ma un bravo ragazzo, lavora qui per guadagnarsi da vivere. Ma a volte bisogna buttarsi nella vita. E poi scusi, se la sua donna se n'è andata, e vabbè, mi dispiace tanto. Vuol dire che ci ha creduto, o no? Ma certo che ci ha creduto, con questo qui che faceva il pazzo, piangeva. Sì, e quindi vuol dire che è un bravo attore, che sa improvvisare. Insomma, senta, io fossi lei non me lo lascerei scappare un talento del genere. L'unica cosa che io non mi lascerò scappare è l'occasione di rovinare la sua carriera. Lei ha finito, è chiaro? Finito! Nonno, stai benissimo. Infatti, non sono mai stato così bene. Dai, vuoi togliermi questo attrezzo, per favore? Va bene, scusa. Vado io. Domani la rimisuriamo, eh? Oh, ma che è una mania! Buonasera, Arturo. Buonasera. Ciao. Notizie di Fabio? Immagino che sarà distrutto. Mica tanto.
Mio zio non smette mai di sorprendermi. Ha reagito a questa batosta con una lucidità pazzesca. Io l'avrei strozzato, Mattia. Chiunque l'avrebbe fatto. E lui no, invece. Sembra che si sforzi di non accusarlo, di capirlo. Dopotutto sono cresciuti insieme. E proprio per questo Mattia gli ha rovinato la vita e lui non gli ha torto un capello. Accanirsi non servirebbe a nulla. La situazione mi sembra già abbastanza penosa, no? Che vogliamo metterci anche un duello rusticano. È proprio quello che dice Fabio. Non c'è niente da dire, se uno riesce a vederla così vuol dire che è proprio in gamba. Consideriamo anche che in questo momento lui vorrà recuperare il tempo perduto, magari sposando subito Marina. Veramente non mi è sembrato. Anzi, lui dice che per adesso vuole prendere tempo, vuole riflettere. Riflettere? Ancora? Dopo tutto quello che è successo? Ma io a voi giovani non vi capisco mica. Al suo posto io l'avrei già trascinata sull'altare, magari con una clava. Sarà che sono un po' preistorico. Avanti, andrà giù. Servirà darti una calmata. E dai, Robby, stai tranquillo. E poi che ne potevamo sapere che quello è un pazzo scatenato che non sa stare agli scherzi. No, hai ragione. Non devo essere depresso. Devo essere incazzato. Sai con chi? Con te. Con me? E io che c'entro adesso? E come? Non hai detto tu fai Robby De Niro, fai Robby De Niro, buttati l'occasione della tua vita, non fartela sfuggire. Grazie tanto, io voglio solo aiutarti. La verità è che appena ti muovi fai un casino. Allora così sai che ti dico, me ne vado. No. Robby, piantala, adesso stai davvero esagerando. E poi l'avete visto anche voi che cosa ha detto il regista. Ha detto che farò il barista per tutta la vita, ecco cosa. Ma non dire cavolate, mica era Spielberg. E tu non te la prendi, lo sai come è fatto, domani non mi sarà passato. E che me ne frega, sai che ti dico, io mi licenzio, basta. Ma chi l'hai preso? Mi avete rotto voi. Ora calmatevi, cercate di ragionare. Ciao. Oh, Andrea, lo sai che è successo stasera? È successo che ho avuto l'occasione più importante della mia vita. E questa qua me l'ha fatta svanire. Senti, bello, questo è un nome, e poi comunque Andrea non è vero. Com'è andata la mostra? Qualche problema? È chiaro che c'è, non lo vedi? Senti, Andrea, noi abbiamo fatto il possibile, davvero, ma a un certo punto Giorgio... Dai, dimmi qualcosa, vero, sai? Lui ha fatto di tutto, ma... Abbiamo fatto di tutto per fermarlo, ma si vede che con Donatoni ci deve sempre dire male. E poi guarda anche a me quello che mi è successo oggi, insomma possiamo andare a Lourdes. Cazzo, Robby! Non ti reggo più! Al mondo non ci sei solo tu e le tue cazzate! Vabbè, meglio che lo lasciamo solo, eh? No, tranquillo. Me ne vado io. Capisci? C'è solamente 10 giorni, Stefano. Tra 10 giorni c'è questo benedettissimo esame di anatomia patologica. Non ho studiato neanche la metà del programma. Ma dimmi tu come facevo con tutto quello che è successo? Come facevo? Stefano... Non mi ascolti, Stefano? Ma che pensi? Ah, ho capito. Stai ripensando a tutto quello che ci ha detto il nonno. Certo, insomma, è un po' strano, no, il fatto. No, basta, non voglio sapere più niente. Basta Fabio, basta Marina, basta tutti. Ci siamo anche noi, no? Perché non ce ne andiamo lontano da tutto, da tutti? Magari, prima che l'esame mi seppellisca. Sai che possiamo fare? Ci prendiamo una bella giornatina tutta per noi. E che ce lo impedisce? Un giorno intero per farci i massaggi, eh? Ma io tutta questa urgenza di scappare via veramente non la capisco. E poi l'hai vista, non ero nelle condizioni di andare in giro. Avrei avuto qualcosa di più urgente da fare. Io non riesco veramente a capire cosa ci trovi in quel ragazzo. Non le sta vicino neanche nei momenti più importanti. La parola amore ti dice qualcosa? Hanno solo bisogno di chiarirsi. Andrea avrà avuto qualche contrattempo. Più che contrattempi mi sembrano scuse. Anche quando l'abbiamo invitata a colazione non è venuta. E Giulia ci è rimasta male. Comunque domani dovrei avere una giornata piuttosto leggera di lavoro. Potrò stare un po' con lei. Quando si fa male tu corri, eh? Certo, con le sbucciature alle ginocchia me la cavavo meglio. Le pene d'amore sono un'altra cosa. Sai, è diventata una donna senza che ce ne accorgessimo. E a volte mi chiedo, ma dove è finita la nostra bambina? Giorgio, devo parlarti e questo è il momento Ginevra, giusto. Ti prego, non ora. Devo dirti una cosa... Senti, sono stanco, sul serio.
parliamo in un'altra occasione, ti va? Va bene. Allora, buonanotte. Beh, è stata una bella serata, no? Peccato che quell'uomo di mondo di tuo padre non sia smentito neanche stavolta. Quando c'è da fare qualcosa, lui ha sempre un impegno più urgente. Ma sono io che ho esagerato con gli alcolici? Oppure il tuo capo si è messo in testa un'idea strampalata? Cioè? Boh, c'era di mezzo un bambino. Ma forse ho capito male. A parte il fatto che origliare non va bene. Che cosa c'è di così sbagliato? Se non lo capisci tu da sola. Io l'avrei sconsigliata dal fare una scemenza del genere. Ma perché una scemenza? L'arrivo di un bambino nella vita di una coppia è un momento unico. È bellissimo. Ma perché non chiedono a Giulia cosa ne pensa? In fondo anche lei ha il diritto di dire la sua, visto che arriva un altro con cui dividere quello che ha. Ma dividere che cosa? Che stai dicendo? L'affetto, no? La gelosia tra fratelli non l'ho mica inventata io. E poi, scusa, Ginevra ci ha pensato bene. Le gravidanze in età avanzata sono rischiose. Ma Ginevra non è in età avanzata. Ha qualche anno meno di me. Io a te incinta non ti ci vedrei. Io me ne vado a letto. Sai, abbiamo bisogno di riposare, noi in età avanzata. Mamma, scusa, io non volevo dire... Te lo so, lo so, lo so. Notte. Attenzione, il cliente... No, Stefano, scordatelo, ma io non ci penso proprio a farmi trascinare da una canoa in un torrente gelido. Ma tu hai idea che cos'è il rafting? È una scarica di adrenalina che ti fa schizzare gli occhi. Emozione pura, brividi senza fine. Ecco, appunto, brividi, l'hai detto. Brividi una bella polmonite se finisci in acqua. Scusami, ma io non ne sento il bisogno. E io non sento il bisogno di fare la scampagnata del pensionato. Ma che dici? Leggi bene quello che c'è scritto qua. Ah, itinerario enogastronomico. Non c'entra niente con la scampagnata dei pensionati. Diciamoci la verità. A te non va mai bene niente di quello che propongo io. No, no, diciamocela la verità, ma quella la vera però, eh? Che tu se non succede qualcosa di pericoloso e rischioso non ti diverti. Ok. Ho capito. Da qui non se ne esce. Ma che fai? Te ne vai? Buonanotte. Roby, volevo solo dirti che mi dispiace. Ah, dai, che non è successo niente, su. Senti, ti ho lasciato un pensierino sul letto. È arrivata qua stanotte, ti ha aspettato fino all'alba e poi è crollata. Lo so, stavolta mi tocca. Secondo me te lo sei sognato il monastero. Qui non si vede nemmeno un monaco. Ma la smetti di lamentarti, o no? Dai, gira. Qui? Sì, qui a sinistra, gira. Mamma mia, senti che aria pulita che c'è. Ma che fai ancora lì dentro? Scendi, no? Certo che io proprio non ti capisco. Qui non c'è niente di niente, altro che itinerario enogastronomico. Apri il cofano. Dai, apri il cofano prima che cambi idea. Apriamo il cofano. Vale, che significa?
Stefano, tu lo sai, cioè io non so distinguere un moschettone da un rampino, eh? E Luca ha preparato lui l'attrezzatura, quindi se manca qualche cosa prenditela con lui, non con me. Che dici? Secondo te quella parete potrebbe andare bene? È perfetto. Beh, controllato che non manchi niente. E questo? È mio. Insomma, ho pensato che dato che siamo qua magari potevi insegnarmi qualcosina, no? Amore mio, sei unica. Svegliassi. Che ci fai qui? E me lo chiedi? Io ti ho aspettato tutta la notte. Perché avevamo un appuntamento? Ah, già, la mostra. Sì, la mostra. Sapevi quanto ci tenevo che ci fossi. Me l'avevi promesso. E perché? Per conoscere mamma e papà. Dice che tu stai correndo un po' troppo. E poi quant'è che ci conosciamo? Un mese, due? Non ne avevamo parlato. L'avevamo deciso insieme. Pensavo che tu ci tenessi a me. A volte ci si sbaglia. Capita, no? No. Non ti credo. Ci devi credere, invece. Perché ci tengo troppo alle mie libertà. E non mi lascio mettere le guinzaglie da nessuno. Tu non sai quello che stai dicendo. Tu non lo sai. E guardami. Guardami in faccia quando mi parli. Che ti è successo? È successo che è finita. Lo vuoi capire? Sono stufo di averti tra i piedi. Lasciami in pace. Lasciami in pace! Si può? Io vorrei un caffè, ma non un caffè qualunque. Un espresso napoletano verace. Un depresso napoletano ti va bene lo stesso? Ce l'hai ancora con me? Ma no, no, ma poi con te non ce l'ho mai avuta. No. Sì, dici sempre che combino solo casini. Dico sciocchezze. Io, scusami, ero arrabbiato con me stesso, ho fatto lo scemo, con quello là, con il regista, ho sbagliato io, ecco il risultato, sono un cretino, sì. Hai ragione, è stata un'idea cretina. Comunque una cosa è certa, io e te per andare d'accordo non dobbiamo né sentirci né vederci. Ma che stai dicendo? Che ti voglio bene. Poi questo posto ha orari troppo pesanti. Sta cominciando ad essere un lavoro, capito? No, 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 aspetta, fammi riorganizzare il pensiero. Non ho capito, vuol dire che come al solito, che stai mettendo radici e te ne vuoi andare perché hai paura? No, cioè, insomma, però i soldi me li dai lo stesso. Sì, okay? Parla col principale e ti faccio dare la liquidazione. Però, patti chiari, madame Gella, questa è una liquidazione, non un trattamento di fine rapporto. Quindi, non sparire. Ok. Dire, il regista. No, ma che sono partito, mi hanno rapito, non ci sono, voglio parlare con questo. No. Pronto? Sì, ok, glielo passo subito. Sì, però... Sì, no. No. Sì. 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 Sì! Ha parlato con la moglie, ha fatto pace con la moglie ha detto che sono bravissimo, la parte è mia! Finiamola qui, Giulia. E poi sono stanca e voglio anche andare a letto. Questo è un incubo. Non sta succedendo, è un incubo. Ho l'impressione che tu ti affezioni un po' troppo facilmente alle persone. Sono errori che si possono pagare cari, sai? Che vuoi dire? Che sono una stupida? Che ho scambiato un gioco per amore? Guarda che l'hai tirato tu in ballo per primo, non io. È vero, l'ho detto. Ma è successo prima. Prima? Tu vuoi dire prima che facessimo l'amore? L'amore non c'entra niente. Siamo solo stati a letto insieme. Tu stai scherzando? Questo è uno scherzo. Dai, non tirarla troppo lunga. Poi non posso mica stare lì a pesare le parole, eh. Poi si sa come con le ragazze, hanno bisogno di sentirsi dire certe cose prima di... Vabbè, hai capito, no? No, non ho capito. So solo che tu sei un porco e un vigliacco! Veramente, Stefano, non avrei mai creduto di farcela, mai. Ah, un crampo! Ah,
al polpaccio, piano, piano. Aia. Adesso vedi che ti passa. È perché non sei allenata. Comunque non sembravi affatto una principiante. Hai un certo stile. Guarda, cioè non lo so come ho fatto, ma sai quante volte arrampicando ho guardato di sotto e ho detto io adesso scendo. Succedeva anche a me le prime volte. Però poi quando arrivi fino in cima l'emozione vince ogni paura e allora... È vero questo fatto, cioè io se non l'avessi mai provato non l'avrei mai capita questa cosa. Allora tu più sali, più arrampichi, più è come se dentro ti scattasse, non lo so, una molla che ti dice devi assolutamente raggiungere la cima. Ma che cosa ho fatto io per meritare una ragazza meravigliosa che mi accontenta sempre? Beh, veramente anche tu mi accontenti. Qualche volta. Come qualche volta? Che vuoi ancora?